Malesia, una delle gare più impegnative per i pneumatici. Temperature elevate e grip laterale rappresentano i maggiori fattori di stress. Prima curva, i pneumatici anteriori devono assicurare frenate e direzionalità, condizione che diventa critica a centrocurva per la bassa velocità e dunque il ridotto carico aerodinamico. In questo tratto alle coperture viene delegato l'intero grip della monoposto, indispensabile per assicurare stabilità e precisione di guida. Tratto misto, curvone in appoggio a sinistra da 250 all'ora. Le carcasse sopportano un'accelerazione trasversale di 4G che sollecita la spalla. La rigidità della struttura consente di evitare eccessivi angoli di deriva che riducono i fenomeni di sottosterzo. L'ultima curva prevede una decelerazione da 5,3G. Effettuata a ruote dritte permette di massimizzare la capacità frenante. Nell'ultimo tratto interviene la sterzata e il pneumatico esterno sopporta l'intero carico combinato di accelerazione trasversale e longitudinale. A fronte delle elevate temperature e della tipologia di pista molto impegnativa, Pirelli propone le mescole hard e medium e in caso di pioggia il cinturato nelle due versioni wet intermedia.